Oggi ci troviamo a Como, alla Canottieri, ma non per parlare di canottaggio, bensì di ciclismo di biciclette, in occasione del Premio Torriani 2016, e lo facciamo in compagnia di esponenti e personaggi importanti del settore. Che cosa rappresenta e soprattutto che cos'è il Premio Torriani 2016 e perché ci troviamo a Como alla Canottieri? La Canottieri, insomma, non stiamo parlando di ciclismo. Come mai siamo qui oggi? Siamo qui oggi per due motivazioni. La prima è una motivazione logistica. Domani parte il Giro di Lombardia. Il Giro di Lombardia parte da Como. Como, lago. Questo è uno dei più bei posti sul lago e quindi abbiamo il piacere di essere ospiti di questa struttura dove avremo la 19esima edizione del premio dedicato al papà. Il premio Vincenzo Torriani, come dice la motivazione che è scritta anche qui, per chi ama il ciclismo e lo fa vivere, è un premio che viene annualmente assegnato a dei personaggi che hanno fatto la storia del ciclismo, siano essi grandi campioni, siano essi personaggi del mondo dell'industria oppure anche del mondo del giornalismo, della comunicazione e dell'arte. Infatti nell'Albo d'Oro abbiamo diverse personalità di questo tipo. In questa edizione i premiati saranno Vincenzo Nibali, che credo non abbia bisogno di presentazione, grande campione, vincitore del Giro Lombardia dell'anno scorso, vincitore di due Giri d'Italia, del Tour de France, e Giorgio Squinzi, patron della Mapei, e capitano d'industria di altissimo livello, e infine Mauro Vegni, direttore attuale del Giro d'Italia e delle manifestazioni legate alla Gazzetta dello Sport. Questo è un po' la breve storia e dei premiati di quest'anno. Ecco, una curiosità, ma come nasce l'amore di suo papà per le biciclette, per il ciclismo? Dovremmo scrivere un libro, nel senso che parliamo dell'organizzatore del Giro, che papà ha fatto 47 Giri d'Italia, quindi è una passione che è nata strada facendo. Lui è sempre stato appassionato di sport e a questo ha dedicato la sua vita, perché se si pensa che sono 47 giri vuol dire mio papà è morto a 77 anni, più della metà della sua vita è stata dedicata al Giro d'Italia e alle manifestazioni legate alla Gazzetta. Che poi l'ha tramandata a lei questa passione? No, non esattamente, nel senso che sia io che mio fratello abbiamo collaborato con l'organizzazione del Giro, sottoscritto per la carovana pubblicitaria, mio fratello di più è stato a fianco per tanti anni di mio padre, però è un lavoro che non si tramanda, nel senso che la figura di mio padre è un po' a sé stante nel mondo, non peraltro viene definito il patron perché effettivamente ha lasciato anche un'impronta che non è difficilmente colmabile. Ecco. Come ha ricordato Gianni Torriani, l'antipasto del 110° Giro di Lombardia è stato il premio internazionale Vincenzo Torriani, per chi ama il ciclismo e lo fa vivere, promosso dai familiari dello storico patron del Giro d'Italia, che ha vissuto la sua 19esima consacrazione a Como, alla Canottieri Lario. La statuetta in bronzo del premio, che raffigura un corridore stilizzato, realizzata dallo scultore Domenico Greco, è stata assegnata a Vincenzo Nibali, primo campione in attività a riceverlo, a Giorgio Squinzi, eccellenza nel mondo industriale e grande appassionato della bicicletta, e a Mauro Vegni, direttore della Corsa Rosa, che coniuga tradizione e innovazione nel suo ruolo di organizzatore. Vincenzo Nibali nasce a Messina il 14 novembre del 1984. Scalatore, passista scalatore, discesista e corridore da corse a tappe, è professionista dal 2005 ed è uno dei sei ciclisti, il secondo italiano dopo Felice Gimondi, ad aver conquistato almeno un'edizione di tutti i tre grandi giri, avendo vinto la Vuelta a España 2010, il Giro d'Italia 2013 e nel 2016 e il Tour de France nel 2014. Si è aggiudicato anche il Giro di Lombardia nel 2015. Fin da dilettante è stato soprannominato lo squalo dello stretto, o più semplicemente lo squalo, per il suo modo di correre sempre all'attacco e per le sue origini messinesi. Che cosa rappresenta oggi questo momento, questa giornata per lei?
Ma è un premio molto importante, mi dispiace più che altro non essere presente qui domani alla partenza del Giro di Lombardia, e dopo averlo vinto l'anno scorso, però il percorso è diverso e ci sono i miei compagni di squadra che sono molto più in condizione di me, quindi è giusto che loro giocano le loro chance e quindi possono fare veramente bene. Ecco, facendo un salto indietro nel tempo, qual è stata, tra virgolette, se vogliamo, la sua gara, la sua vittoria più sofferta e più sudata e perché? Ma ce ne sono state tante di parentesi, è chiaro che quella di quest'anno al Giro è stata forse una tra le più sofferte comunque. Come stai dopo Rio? No, sto bene, quindi ho ripreso gli allenamenti ormai da molti giorni e questa sera ho un volo per andare in Kazakistan, è l'ultima gara che farò in Kazakistan con l'Astana e poi successivamente a Abu Dhabi, quindi è chiaro che è una gara molto più semplice rispetto a Lombardia e per me va benissimo. Lombardia del prossimo anno ti vedremo di nuovo? Dopo... Ci vuole ancora un po' di tempo, quindi ci penseremo. E per la prossima stagione quali impegni ti concentrerai? Giro d'Italia, Tour de France, entrambi? Ma ancora è troppo presto per parlare del programma e questo lo vedrò anche con la squadra. Ha un portafortuna che di solito porta con lei durante? Nessuno. Per questo premio Torriani che soddisfazione è? Ma è una soddisfazione molto bella essere qui e come già detto non è solitamente sempre assegnato a uno sportivo, quindi è un'occasione particolare e mi fa veramente tanto piacere. Io sono onorato di poter essere qui a parlare di Vincenzo Torriani. Sono entrato in Gazzetta dello Sport nel 1985. Uno dei capi della Gazzetta che seguiva il Giro d'Italia è qua, Giuseppe Castelnovi, Beppe, che è qui con noi questa sera. E mi ricordo che in quel giugno dell'85 si concludeva il Giro d'Italia, il terzo vinto da un campione che qualcosa ha fatto nella sua carriera, che era Bernard Hinault. Tanto per farvi capire, è venuto tre volte al Giro d'Italia e tre volte lo ha vinto. E ad un certo punto, uno di quei giorni, il direttore della Gazzetta era naturalmente Candido Cannavò, arrivò Torriani, che per me era dopo il Papa, Zavoli, Montale, come dicevano tutti, era il mezzobusto più famoso d'Italia, cioè fuori dalla macchina, a parte il Papa, l'uomo più riconoscibile era Vincenzo Torriani. Ma per me era la voce, cioè aveva questa voce temporalesca, con delle parole che uscivano da chissà dove e una presenza carismatica fortissima. A me Torriani incuteva quasi timore, cioè era il grande condottiero del Giro d'Italia, come lo chiamava Cannavò. E poi quando ho cominciato a seguire il ciclismo l'ho conosciuto bene, mi è capitato di stare con lui in ammiraglia, sull'ammiraglia del Giro d'Italia, perché dovete sapere, molti di voi l'hanno conosciuto, qualcuno no, che Torriani è stato il grande condottiero, il comandante del Giro d'Italia dal 1947 fino dal 46, ha cominciato con Cugnet, dal 49 è stato il direttore del Giro, fino all'89 e poi fino al 94, finché poi Elo Castellano, che è qui con noi, ha preso il testimone da Torriani. E per 40 anni è stato, non me ne vogliono appunto Castellano e Mauro Vegni, che invece attualmente il direttore del Giro d'Italia, è stato il più grande organizzatore di grandi corse che il ciclismo abbia mai avuto, perché è stato un innovatore, perché è stato quello che ha portato il Giro sullo Stelvio, sul Gavia, è stato quello che ha portato il Giro d'Italia in piazza San Marco attraverso un ponte di barche, ha fatto il primo a fare le partenze dall'estero, è stato un grande innovatore, un uomo di un carisma pazzesco. Quindi sono onorato, mi fa molto piacere di essere qui a festeggiare, sono contento che per il ventennale i tre premiati siano tre personaggi di altissimo livello. Intanto Vincenzo, a cui dedicheremo adesso un po' di spazio, poi Mauro Vegni, che è il direttore del Giro d'Italia attualmente, e Giorgio Squinzi, che sta arrivando, che a sua volta è uno che ha fatto tanto per il ciclismo e non solo, per l'economia italiana. È un piacere averlo qui con noi, sarà un piacere averlo qui con noi appena arrivato. Io non so se lui ha un ricordo di Torriani, ma certamente ne avrà sentito parlare o gli è arrivata voce di chi è stato Torriani. No, purtroppo non ho un ricordo, perché chiaro, essendo dell'84 è un pochino più difficile poter aver seguito le corse di quegli anni,
però ne ho sentito parlare tantissimo tutte le volte che ne sono stato presente, specialmente in sede Gazzetta, quindi se ne parlava sempre con grande entusiasmo e il suo ricordo ne è sempre rimasto vivo, perché ancora tutt'oggi cerchiamo di ricordarlo anche con questa premiazione. Come ho già detto, anche nel 2011, con una lunga fuga che ho fatto a Ghisallo, è stata, diciamo, la prima volta che ho potuto ricevere il premio proprio dedicato a lui. E niente, quindi capisco anche l'importanza di un personaggio come lui, ecco. Senti, purtroppo per tutti noi, per me in particolare, perché ci ho creduto fino in fondo, manca qualche immagine brasiliana a questo video. Quanto rammarico ti è rimasto dentro? Perché quella era veramente un'occasione che avevi lì a portata di mano. Dico la verità, ho cercato di cancellare quel momento perché è stata sicuramente una pagina, non dico brutta, perché per me è stata un'esperienza molto bella con la maglia della Nazionale Azzurra, con i compagni, un lavoro veramente di perfetto sincronismo per tutti noi. Purtroppo non succede mai una caduta in tutto l'anno, e poi nell'evento in cui tieni di più, quando raggiungi anche forse il momento più bello della condizione, succede una caduta come questa qui, che poi non è stata una scivolata come tanti hanno detto, è stato la bici mi è leggermente si è allargata, quindi ho allargato un po' la traiettoria, sono andato poi fuori per cercare di tenere sulla bici e poi mi sono catapultato in avanti fratturandomi la clavicola. Purtroppo rimane la delusione, l'amarezza, la rabbia, erano queste le cose che provavo io, quindi ho pensato soltanto a recuperare il presto possibile, a sopportare il dolore subito nei primi giorni e a risalire il più presto possibile in bici. Ricordo, sono salito in bici dopo 20 giorni perché non ce la facevo più a stare a casa. Il primo giorno ho fatto solo un giro del palazzo, ma sono rientrato perché ancora faceva troppo male. Senti Vincenzo, tu hai già vinto tanto, hai già una grande esperienza, ma alla fine hai solo 31 anni e hai ancora molti anni buoni davanti. Riparti per una nuova avventura con una nuova squadra, e che motivazioni ti dà e con quali presupposti pensi di ripartire? Che tipo di ripartenza è questa? Il gruppo è molto solido, è quello che ho sempre lavorato in questi anni, quindi ci sarà una programmazione ben studiata per tutta la stagione. E è chiaro che lo stimolo di una nuova squadra è quello più importante, cercare di creare un gruppo solido, partendo anche dai compagni, penso che è l'operazione più difficile, però vedendo gli uomini che sono stati, diciamo, scelti per questa nuova formazione, che è la Bahrain Merida, che tra qualche mese faremo anche già il primo raduno, avremo modo di poter essere già un po' più tutti uniti e conoscerci meglio. Ercole, ti abbiamo coinvolto subito, appena arrivato, subito pronti via. Due parole, sei tu a premiare Vincenzo Nibali. Questo è un grande onore per me. Intanto buonasera a tutti, chiedo scusa del ritardo, ma è dovuto un po' al traffico. Comunque sono arrivato e sono arrivato anche molto bene, accanto a un grande campione e una bella figliola. Quindi accetto con piacere questo incarico, perché il grande campione è veramente grande, con la G maiuscola. Complimenti, complimenti per quello che hai fatto e per il premio di stasera. Figlia di Nini viene a consegnare il premio. Il premio internazionale Vincenzo Toriani, per chi ama il ciclismo e lo fa vivere, è stato conferito anche a Mauro Vegni, nato nel 1959 a Cetona, in provincia di Siena. Ha organizzato in qualità di direttore generale i mondiali di ciclismo in Sicilia nel 1994 e i mondiali juniores di ciclismo a San Marino nel 1995. Dopo una vita passata a lavorare nel ciclismo, occupandosi soprattutto della Tirreno Adriatico e del Giro del Lazio, nel 1994 entra in RCS Sport
Sport, dove oggi è alla guida dell'area tecnico-sportiva del Giro d'Italia e di tutte le altre classiche. Mauro Vegni ricorda sempre con molto affetto ed ammirazione la figura di Vincenzo Torriani. Credo che la figura di Vincenzo sia una figura al di sopra di tutti. Esiste il patrone ed era Vincenzo, poi esistono i direttori del Giro. Quindi oggi essere qui a ricevere questo premio è sicuramente una cosa che in qualche modo mi onora veramente in maniera eccezionale. Chiaramente tutte e 20 le regioni non sarà possibile toccarle, ma se non vado errato ne toccheremo almeno 16 di 20 e quindi insomma giocate a divertirvi a capire quali possono essere. Sicuramente è un giro che, come diceva, abbraccia all'Italia. Sarà tutto italiano tranne una decina di chilometri per ritornare in Italia in una cosa molto importante che non me lo fate dire ora, però insomma ci tengo a dire che sarà un giro che ricorderà un po' i 100 anni di questa storia, cercherà di raccontare attraverso le località che toccherà un po' di quello che è vissuto del giro, ricorderà grandi campioni e poi come sempre farà vedere al mondo quello che è il nostro paese, le bellezze del nostro paese, ma soprattutto cercherà di ricordare un pezzo della storia di questo grande evento che è il Giro d'Italia. Dal verde di Cittiglio, al sud una calda Francia, duro lavoro e un grande sogno di correre la classica delle foglie morte. Così prese la sua bici in un'alba di settembre e pedalò da Nizza con forza e grinta da vendere su fino a Milano. Si registrò in quel giro e sul Ghisallo fu il primo, ma giù in pianura raggiunto si classificò quarto dicendo so che vincerò qui. E passa il giro di Lombardia, in testa il Binda in De Perlu, tonico e forte, senza fatica, a pedalare il Puissebon. E passa il giro di Lombardia, e con la sua pedalata tonda, senza aiutini, nel primo il Binda, lui l'ha mangia, vinto tu fresco. Ovviamente una canzone dedicata al Binda, ma non è finita. Grazie. È già il 26 e la gara parte da Como. C'è un tempo da lupi e da paura. Beh, adesso è bello. Il lago arriva in piazza, lambendo il gran caffè. Poca visibilità su quei tornanti di buche di sterrato e nel fango avanza un gruppo di eroi e il grappolo dei ciclisti. Amici e rivali, e passa il giro di Lombardia, in testa il Binda e De Perlu, tonico e forte, senza fatica, a pedalare più sicuro. E passa il giro di Lombardia, al semaforo sempre detto che. Questo è il milanese, che i garuni, non gli aiutini. E la mangia vinto te fresco, e la mangia vinto te fresco, e la mangia vinto te fresco. Il premio internazionale Vincenzo Torriani, per chi ama lo sport e lo fa vivere, è stato conferito anche al noto imprenditore Giorgio Squinzi, classe 1943, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937 e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo sport. La sua azienda ha sponsorizzato per 10 anni la squadra professionistica Mapei Quick Step. Tifoso milanista, dal 2002 è proprietario della squadra calcistica del Sassuolo. Giorgio Squinzi lo conoscete tutte le sue cariche, è uno dei grandi capitani dell'industria italiana, dell'economia italiana, presidente di Confindustria, a suo tempo presidente di Federchimica, in questo momento il presidente del gruppo 24 ore, che comunque un impegno importante, è a capo di un'azienda da Mapei che fa oltre 2 miliardi di
di fatturato da lavoro a 7-8 mila persone, io do dei numeri così, 9 mila persone con aziende in quasi tutti i paesi del mondo, ma è anche un grande appassionato di ciclismo, un appassionato vero di quelli che va in bicicletta, che si appassiona, che segue le gare veramente. Io l'ho conosciuto per la prima volta nel 1993, c'era una pubblicità della Mapei che aveva un gruppo, un quartetto in pista legato, tutti si dicevano ma questa Mapei prima o poi entrerà nel ciclismo, e entrò nel ciclismo grazie a una persona che è proprio qui con noi, che è Ercole Baldini. Fu Ercole Baldini che qua a chiamare Squinzi e a proporgli di entrare con una squadra che si chiamava Eldor allora. Che esperienza è stata nel ciclismo? Beh, per me è stata un'esperienza straordinaria, perché il ciclismo era lo sport di famiglia, mio padre era un corridore, era stato professionista dal 28 al 32. E dietro la nascita di Mapei c'è proprio il ciclismo, perché il suo patrono all'epoca gli disse dai vieni a lavorare per me così ti lascio un po' di tempo per allenarti. Mio padre andò a lavorare per questo signore che faceva prodotti per pitture per le facciate, per colle a base di cemento e caseina, cioè i precursori di quello che noi facciamo oggi, insomma, e alcune nicchie di cui siamo leader mondiali in alcune nicchie. Ecco, quindi per me il ciclismo è stato importante. Siamo alla vigilia del Giro di Lombardia, vi do un mio ricordo personale del Lombardia. 1956, Fausto Coppi, allora scendeva da Ghisallo, veniva a Milano, faceva via Jenner, dove noi peraltro ci siamo ancora adesso, e andava a Vigorelli. E il 56 è il famoso anno cui Coppi fu battuto in volata da Rigatti. No, ricordate questo fatto, colpa della Dama Bianca che andò a dileggiare Magni e gli altri che si scatenarono e andarono a riprendere Fausto. E Fausto, noi abitavamo lì proprio dietro una parallela dove tuttora, che era la sede storica nostra di Via Cafiero, dove tuttora abbiamo i laboratori di ricerca più importanti qui in Italia, e Fausto in via Jenner buttò via la borraccia e io l'ho presa al volo, ero veramente fiero di aver fatto questo, avevo 13 anni ragazzi, quindi sono quelle cose che non si dimenticano, e solo poi dopo che questa borraccia che avevo custodito con tanto amore in uno dei traslochi nostri mi è andata smarrita. Ma per fortuna, grazie all'amico Pier Augusto Stasi e al dottor Zavaglia delle Vele di Milano, cioè l'anno scorso, due anni fa, mi ha ritrovato una borraccia di Fausto che è stato. Lei, se mi ricordo bene, ha anche una bici di Fausto, una bici importante. Sì, ho la bici di Fausto. Che credo fosse la bici di scorta di Fausto del 49 ed era sicuramente sua, perché c'è il cambio simplex, quello francese, e in quell'anno Fausto corse con simplex invece che col campagnolo come aveva sempre corso. E poi, vinse tra l'altro il Giro del Tour, il primo a fare la doppietta. Giro non so quando l'avesse utilizzata, qui c'è scritto Fausto numero 2, quindi era probabilmente la seconda bici che usava, sicuramente l'ha usata, per una bici che ha vinto o Giro o Tour, qualcosa ha vinto di sicuro. Giorgio Squinzi ha ricordato più volte la propria passione per le due ruote a pedali e i grandi rapporti di amicizia con Ernesto Colnago. Sono stato un'invidia dei cicloturisti della Brianza, perché Ernesto mi dava sempre le ultime bici. No, quelle che non erano ancora in vendita. Quelle che non c'erano ancora in vendita. Mi ricordo una delle ultime che mi aveva regalato è stata quella con i freni a disco, quella la C60 mi pare, con i freni a disco, che quando prima volta che uscivo tutta la gente mi guardava. Così Ernesto per me è un mito. Noi quest'anno abbiamo fatto una bicicletta che si chiama Conce, è una bici straordinaria, ma la sua misura ce l'ho già. Quando lui è pronto io. Ernesto, quanto manca al ciclismo una persona come Giorgio Squinzi? Io dico che una persona come Giorgio Squinzi, se non c'è, bisogna farlo apposta.
Io ho fatto tanti, ho fatto 100 rotti gruppi sportivi, con tutto il rispetto di tutti, ma le soddisfazioni per loro sono tutte economiche, grandi. Nel mio museo ho 5 biciclette, ancora col fango, che ha vinto la Parigi Roubaix. Tutto il mondo che viene a visitare si inginocchia di fronte a questo che c'è qua. Per quello rispetto che ho della famiglia Mapei, nel Giorgio qui, e questa è la passione che ha portato sempre nel mondo. Mapei vuol dire nel mondo, ma Giorgio Squinzi è sempre innamorato del ciclismo. Quindi Giorgio, ti concorre, la bicicletta pronta? Grazie. Ercole Baldini, classe 1933, ciclista professionista dal 1957 al 1964, nel triennio tra il 1956 e il 1958 si aggiudicò un titolo olimpico su strada, il record dell'ora, un Giro d'Italia e un campionato mondiale su strada. Anche lui ha ricordato la sua amicizia con Giorgio Squinzi e com'è nata l'avventura della Mapei Quick Step. Dunque, un incontro fu una telefonata. Io mi reputavo di poter godere della fiducia del dottor Squinzi e per telefono mi permisi di fargli una proposta, anche perché credevo in quella proposta, e gli dissi: c'è una squadra che è già tutta pronta per andare a Giro d'Italia, ha dei corridori, fra l'altro il capitano della squadra era il campione d'Italia. Solo che lo sponsor venne a mancare proprio la vigilia del Giro d'Italia e tutti i corridori sarebbero rimasti disoccupati fino a fine anno, e disoccupati significava soprattutto non prendere lo stipendio. Allora io pensai a loro e pensai che l'unico che poteva aiutarli era il dottor Squinzi. Gli feci la proposta, non ci pensò sopra neanche un secondo, mi disse: la cosa la faremo. Mancavano 3 giorni alla partenza di Italia, che quell'anno partiva dall'isola d'Elba, e mi disse: ma come facciamo a partire il Giro d'Italia con questa squadra? Dico: ah, non lo so, vedrai che ci sarà qualcuno che ti aiuta. Infatti 3 giorni dopo la partenza del Giro d'Italia c'era tutta la squadra con le ammiraglie, con i corridori, tutto marchiato, ma poi tutto come le squadre che erano sul mercato da anni. Quindi furono bravi per arrivare anche lì in volata, e di lì partì questa bella iniziativa che io mi sento orgoglioso, perché io quando mi sono permesso di dare un consiglio a qualcuno, se questo poi mi rimaneva male, ci stavo peggio io, ma in quel consiglio ho fatto piacere a un amico, che poi questo piacere è andato in giro per il mondo, perché la Mapei era già conosciuta, ma con il ciclismo si è fatto questo tipo. Quindi io ho vissuto tanti anni convinto di aver fatto una cosa fatta bene. Ancora oggi grazie. Grazie Ercole, e ricordiamo ancora spesso. Io nel ciclismo, devo dire la verità, che ho trovato alcuni amici che poi sono diventati gli amici di una vita. Loro due, e poi ce n'è un altro seduto lì, l'Amedeo Colombo. Amedeo, vieni anche tu a questo punto, dai, per la foto, vieni. Amedeo Colombo, che io ho apprezzato molto, perché noi non eravamo nessuno. Vedevo che quando sono andato anch'io alla partenza all'Isola d'Elba, tutti ci guardavano storto: ma che sono questi qui? Non è niente. L'unica persona che mi ha dimostrato simpatia dalla prima volta è stato l'Amedeo Colombo. E queste sono cose che... Per chi non lo conosce, era il signor Shimano Italia, era quello che metteva i cambi Shimano sulle biciclette del testo. Poi dopo è venuto a trovarmi Ernesto, mi ha convinto in maniera immediata a cambiare lo sponsor per l'anno dopo, e tutto appunto ci ha portato questa straordinaria possibilità di crescere con la classe spagnola, con, ricordo, Tony Rominger, poi da lì vennero Olano, il campione del mondo con Mario Mapei, cioè, in Colombia, bravo. Questo per dire che questi tre signori, Ercole, Ernesto e Amedeo, per me sono tra i miei più cari amici, proprio perché mi hanno dato la possibilità di avvicinare un mondo, questo del ciclismo, che io vedevo da lontano con un'ammirazione fin da bambino,
che sognavo, e invece loro mi hanno veramente permesso di entrare in questo mondo e soprattutto, insomma, io non posso dimenticare che 8 stagioni su 9 noi siamo stati la prima squadra di ciclismo al mondo e ognuno di loro ci ha dato una mano. Insomma, un quartetto che un po' di storia del ciclismo l'ha fatta, eh? Complimenti ancora, direi a Elena di portare i premi. Cioè, ovviamente tu a questo punto fate una foto di suo Marco, dai, tutta la famiglia. La cerimonia di conferimento del premio internazionale Vincenzo Toriani per chi ama lo sport e lo fa vivere si è conclusa con la consegna del Cuore d'Argento 2016 al giornalista e scrittore Mauro Colombo, nonché al presidente della Fondazione Museo del Ghisallo Antonio Molteni per il decennale della benemerita istituzione. Intanto ringrazio i premiati perché ci fa molto piacere aver dato questo premio a delle persone che sono meritevoli dal punto di vista morale del premio che ricorda papà. Non dimentichiamo che questo per noi della famiglia è un ricordo e che vogliamo testimoniare nel tempo, finché saremo in grado di farlo. E quindi ci fa molto piacere che questo premio sia stato appannaggio di Nibali, del dottor Squinzi e anche di Mauro Veni, che giustamente nel loro settore testimoniano l'eccellenza. I ringraziamenti vanno anche al pubblico qui presente, caldo, appassionato, numeroso, che sta a testimoniare anche la bontà di questa nostra scelta. Tra l'altro mi fa piacere segnalare a tutti voi una piccola chicca: questa foto che vedete, lo spazio papà con la sigaretta in bocca, è stata scattata nella Piazza della Loggia a Brescia alla partenza del prologo del Giro d'Italia del 1983 da Fabrizio Delmati. È presente, quindi lo vogliamo qua, che così anche lui prende il suo applauso. Giustamente. E coglie, credo, un'espressione che tutti dicono tipica di lui, quindi noi l'abbiamo accolta con tanto piacere e testimonia il premio di questa serata. Grazie alla presenza dei gruppi sportivi, abbiamo qui la presenza della società ciclistica Triangolo Lariano, della GS Pedale Novatese, e quindi che hanno testimoniato anche con la loro passione sul territorio il loro desiderio di essere presenti. Buona serata a tutti, grazie della vostra partecipazione e alla prossima.